Polizia, per favore, è urgente. È in corso una rapina alla nostra ditta. Il nome della ditta, per favore? È la Giboni Pharmaceutical Company. Apri il cazzo! Dai! Sì! Centrale a volante 24, è in corso una rapina davanti alla Giboni Pharmaceutical Company. Recarsi sul posto. È morto! Ma non lo posso calmo. Sta calmo! Non farmi incazzare! No, no, no! Via, via! Andiamo! È di bordo! Vai! Faccio, vai! Fermi a spero! L'hanno beccato, porca puttana! Adesso! Cazzo! Spostalo! Quello che portava gli stipendi. Non lo toccate. No, è morto. Sono scappati di là. Presto, presto. Accelera, accelera. I soldi, l'avete controllata la borsa? No. Dai, guarda quanti sono, presto. Ora lo faccio io. Oh, sì. Ma quanti sono? Sì. Oh, cazzo. Ehi, qui c'è una fortuna! Siamo ricchi! Finalmente! Ci stanno inseguendo! Accelera, accelera! Sta calmo. Ehi, dottore? Sì? Dottore? Hai visto? Ora non siamo più dei pidocchi! Possiamo darci una bella vita! Ehi, bisturi! Scommetto che come prima cosa ti fai due belle tettone come l'altra volta, eh? Già! Giusto, dottore! No, porca puttana! Ci stanno incollati al culo! Ho detto di stare calmi! Cazzo, cazzo, siamo battuti! Centrale a tutte le volanti che si trovano nella zona nord. Serve sostegno alla volante 24 che insegue auto con quattro rapinatori armati e molto pericolosi. Rispondete! Volante 16 ricevuto. Accelera, dottore! Vai! Vai! Dottore, che cazzo succede? Non c'è più benzina! Stai scherzando, vero? Oh, porca puttana, adesso che facciamo? Fuori! Presto, presto! Che succede? Sono armati! Da questa parte, forse c'è una pistita! Via, via, via!
dove sono? Nascosti lì! Via centrale, li abbiamo localizzati. Si sono nascosti a piedi in un garage in via del castello. Aspettiamo istruzioni. Ricevuto, pattuglia 85. Stiamo provvedendo. Stanno arrivando altre unità di sostegno. Da quale zona è arrivata la segnalazione? Dalla 8. Centrale a volante 3, recarsi immediatamente in via del castello. Lasciate quelle donne! Fermi! Arrendetevi! Non provate ad avvicinarvi! O le ammazziamo! Capito? Non avvicinatevi! O le ammazzo! Fermi! Guardate che faccio sul serio! Andate all'inferno! Figli di puttana! Se non ve ne andate, le ammazziamo! Avete capito? Volete che la sgozzi? Per favore! E questo... Stanno arrivando altre pattuglie. Che cazzo hai fatto, Bisturi? Manda fuori quella puttana. Quel figlio di puttana l'ha fatto davvero. Andatevene! Andatevene o ammazziamo anche questa! Guardate che facciamo sul serio! Volete vedere? Avete allontaniamoci, sì, tutto indietro. Andate sì, via, altrimenti l'ammazziamo! Avanti, sali! Via, via! Comandante per la centrale, i rapinatori stanno fuggendo a bordo di una 125 verde. Hanno ucciso una donna e ne hanno preso un'altra in ostaggio. Volante 37 al centrale, l'abbiamo intercettata. Ora sanno anche che macchina abbiamo! Allora è finita, ci beccheranno! Io non mi arrendo così facilmente. Prego, lasciatemi! Smettila! Non c'entro niente! Sta zitta, puttana! T'ammazzo se non stai zitta! Non fare stronzate, bisturi! Prego! E smettila di frignare! O taglialo con anche a te! Quei bastardi ci sono sempre dietro! Stanno per raggiungerci! Maledetti figli di puttana! Accelera! Accelera! State calmi, ora li frego io. Abbiamo fatto a quei figli di puttana! Sono rimasti incastrati! A tutte le unità, formare dei posti di blocco in tutte le strade in uscita dalla città. Fermate tutte le auto Fiat 125 verdi, si tratta di rapinatori molto pericolosi. Hanno preso in ostaggio una donna, bloccate le statali 2, 4 e 6, le consolari 28, 114 e 56. Fate molta attenzione, ripeto, si tratta di rapinatori armati, molto pericolosi. Servono unità di rinforzo lungo la superstrada in direzione dell'aeroporto. Mi scusi, commissario, c'è per lei una signora al telefono. Dice di chiamarsi Giannotto, sulla linea 1. Commissario Diotallevi. Ci sono novità. Mi dica qualcosa. Cerchi di calmarsi, signora. Le assicuro che stiamo facendo tutto il possibile. Mi crede? Ma è passato così tanto tempo ormai. Io... ho paura che possa accadergli qualcosa di terribile. La prego. Deve avere ancora un po' di pazienza. Appena so qualcosa, la chiamerò. D'accordo? Glielo prometto. Non ti muovere. Stai fermo, t'ammazzo. Fai un solo gesto e sei morto. Dentro tu. Su, parti. Ehi, qui c'è un bambino. Chi vai, se ne frega. Come mai questo bambino continua a dormire? È un po' strano con tutto il casino che abbiamo fatto. Che cos'ha? È ammalato. Sì, ma che cos'ha? È pallido come un morto. Gli hanno dato un calmante. E io lo stavo portando all'ospedale. Devono operarlo d'urgenza. Non c'è tempo da perdere. Tieni gli occhi sulla strada. C'è un cambiamento di programma. Per il momento non puoi portare il bambino all'ospedale. Ci devi prima accompagnare fuori dalla città. Attento, gira a destra. Qui.
Vi prego, abbiate pietà. Rischia di morire. Anche noi rischiamo la vita. E ad essere sincero, tengo molto di più alla mia che a quella del bambino. A noi non ce ne frega niente di tuo figlio. Pensiamo solo alla nostra pelle. Nemmeno fossero soldi loro, figli di puttana. Che cazzo gliene frega, eh? Statemi a sentire. Lasciatemi libera con il bambino. Lasciatemi andare. Ci penserò io a portarlo all'ospedale. Giuro che non dirò niente. Ve lo giuro. Io neanche l'ho vista la targa di questa macchina. Vi prego, abbiate pietà. Vi prego, lasciatemi andare. Vi prego. Quanta la stronza! Ti stanno addosso come un branco di cani da caccia! E tu vorresti che ti lasciassimo andare, vero? Ma vaffanculo! Lo sai chi c'era qui insieme a noi fino a 5 minuti fa? Lo sai chi c'era? C'era uno che si chiamava Fangio perché guidava bene come un dio. E lo sai che cosa gli hanno fatto quei bastardi? Lo sai, stronzetta, che cosa gli hanno fatto? Gli hanno sparato dritto nel cervello! Un colpo solo! E schizzato via, tutto per aria! E così mi ha sporcato tutto, povero Fangio! Basta, calmati adesso. E tu sta attenta alla strada. Ammazzo. Avvicinati a quella zona laggiù. Va bene. Elicottero 135, segnalate la vostra posizione. Stiamo perlustrando la statale a nord della città. Cerca di calmarti adesso. Ti conviene dargli ascolto. Bravo, ti stai comportando bene. Sta attento quando arrivi laggiù. Devi prendere l'autostrada. Tu continua così e ti lasciamo andare insieme al tuo bambino. Ma io non mi posso fermare. Cercate di capire. Se il bambino muore, sarà colpa vostra. Oh, mi si spezza il cuore. Abbiamo già fatto fuori 4 persone. Una in più non fa differenza. Tanto l'ergastolo ce lo becchiamo lo stesso, no? Quindi? Quindi che cosa credi che ce ne freghi di tuo figlio? E poi chi lo sa? Se ammazzi un minore può darsi anche che ti facciano lo sconto. Smettila, bisturi. Lascialo guidare. 32. Sta a sentire, tu ammazzeresti anche dei bambini per salvarti la pelle, eh? Puoi starne certo. Ci puoi scommettere. Sicuro che ne avresti il coraggio, eh? Ma che cazzo di domande fai? Non vi serve a niente ammazzarci. Hai ragione. Ci potrete essere molto più utili da vivi. Lasciateci andare, vi prego. Che cosa vi abbiamo fatto noi? Lasciateci andare. Se volete, tenetevi la macchina. È vero che possono tenersi la macchina? Ti ho detto di stare calma. Ehi, l'avete sentito? Il bambino russa! Secondo voi che vorrà dire, eh? Che cazzo credi che voglia dire? Che sta dormendo, no? Che domande idiote. Senti un po'. Come si chiama tuo figlio? Eh? Si chiama... Agostino. È veramente un bel nome. E tu lo chiami Agostino o lo chiami Tino? Tino. È un bene che Tino stia dormendo, non è vero? Poteva spaventarsi, avere uno shock. Tu non sei d'accordo? Sì, certo. Immagino che sia meglio così. Tu immagini che sia meglio così? Apri bene le orecchie. Ti stai comportando un po' troppo tranquillamente per i miei gusti. Non avrai in mente di giocarci qualche scherzo, spero. No, per niente. Quello che voglio è farla finita in fretta. Così potrò portare mio figlio all'ospedale. È molto meglio per te. Non farti venire strane idee, non ti conviene. Ti voglio credere. Per ora. Ecco, ci siamo. Prendi l'autostrada. Tesoro, ti dispiace così tanto essere un po' gentile con noi? Perché mi guardi così?
Vuoi forse dire che ti piaccio? Smettetela di fare gli stronzi. Non vi basta quello che è successo? Ma che c'entro io adesso? Ma che c'entro io? Sto parlando a tutti e due. Dovete finirla con questi giochetti da ragazzini. Così ti chiami Riccardo? Sì. Questo è meglio che lo tenga io. E tu? Come ti chiami? Maria. Maria? Come la Madonna? Ah, andiamo, questa non la bevo. No, no, tu somigli a quell'attrice del cinema, quella che non ride mai. Come si chiama? Greta Garbo. Greta Garbo. Che cosa cantava? Bisturi, te lo ricordi? I want to be alone. I want to be alone. Una canzone splendida. Sorvoliamo quella zona laggiù. Senti, Riccardo. Dai, bellezza, tienici compagnia con qualcosa di divertente. Tra poco arriveremo a casa mia. Io però così mi annoio. Continua a stare calmo. Muoviti lentamente. Voglio solo essere sicuro che tu non faccia sciocchezze, è tutto qui. E comunque, non ti dimenticare che c'è Tino, che dorme sul sedile posteriore. E io e il nostro amico 32 abbiamo il dito sul grilletto. Ma se sparate attirerete l'attenzione. Giusto. Bravo, ottimo ragionamento. Ma tu dimentichi che c'è Bisturi là dietro. E lui non fa rumore, è silenzioso. È molto molto bravo, te l'assicuro. Sì, è vero. È incredibile quanto possa resistere una persona sgozzata prima di morire. Questo vale per le persone adulte, ma anche per i bambini. Anzi, soprattutto per i bambini. I bambini hanno molta più resistenza, sai? Hanno il sangue forte. Vuoi vedere? No! Per carità! Sta zitta tu, Greta Garbo! E poi, non è mica tu il bambino. Ma cosa state dicendo? Lasciate stare il bambino. Lui non c'entra niente in questa storia. C'entra, c'entra. Così va molto meglio, Riccardo. Per un momento mi hai fatto stare in pensiero. Non mi sembravi così preoccupato per il tuo bambino. Io ho detto di lasciarlo stare, per favore. Ma sì, certamente. Anzi, per me figurati. Dipende soltanto da te. Ma non ci saranno problemi. Finché sei preoccupato tu, io non lo sono. E ora attento. Siamo al casello. Accendi la radio. Mi raccomando, non fare stronzate. Altrimenti Bisturi sarà costretto a usare il suo coltello. Grazie. Bravo, Riccardino. Se continui così, va bene per tutti. Ultime notizie. Una spaventosa ondata di delinquenza ha investito stamattina la nostra città. Verso le 11.30, quattro banditi hanno compiuto una sanguinosa rapina alla Giboni Pharmaceutical Company. I malviventi si sono impadroniti delle buste paga del personale dell'istituto. L'azione si è conclusa in modo tragico, con la morte del portavalori Armando Mazzelli, che coraggiosamente ha cercato di ostacolare i banditi.
C'è anche un'altra vittima, la guardia giurata Salvatore Capone. Altro stronzo. Mentre tentava di ostacolare l'azione criminale. Anche un bandito non ancora identificato ha perso la vita in questa terrificante vicenda. La polizia sta già lavorando agli... Ehi, 32, hai sentito? Ci fanno il ritratto. Contento, di la verità, ti fa piacere. Vaffanculo. Porca troia, ma non sai dire nient'altro. Un po' di delicatezza, non dimenticarti che c'è una signora. I banditi sono riusciti a fuggire a bordo di una 125 verde, trascinando con loro un ostaggio, una donna. Un'altra donna è stata... Se mia madre, che in questo momento alla radio stanno parlando di me. Chissà come sarebbe contenta, povera mamma. A questo punto ci dovrebbe essere il solito telegramma del presidente. Il capo dello Stato ha inviato ai familiari delle vittime un messaggio di partecipato cordoglio. E così sono sistemato. No! Fatemi scendere! No! Sta zitta! Zitta! Volante 247 a centrale. È stata ritrovata abbandonata l'auto Fiat 125 usata dai rapinatori della Givoni Pharmaceutical Company. Riteniamo che siano diretti verso nord, in direzione dell'autostrada. Aderiamo istruzioni. Sorvoliamo quella zona laggiù, dopo il bosco, direzione dell'autostrada. Abbiamo già detto mille volte di smetterla di frignare. Non vorrai fare anche tu la stessa fine della tua amica, vero bellezza? La conoscevi quella? Era una tua parente? Era una vicina di casa. Eravamo andate a fare shopping insieme. Perché l'avete ammazzata? A cosa vi è servito? Lo senti come rompe i coglioni? Lo senti, dottore? Questo stronzo deve sempre esprimere la sua fottuta opinione! No, amico, a qualcosa è servito. Ti sbagli. E la dimostrazione è che siamo qui a parlarne. Se non avessimo fatto fuori quella donna, a quest'ora saremmo tutti all'obitorio. Comunque quella ragazza non c'entrava assolutamente niente. Lei c'entrava come c'entrate tutti voi. Sta a sentire. È molto semplice. Da una parte ci siamo noi che vogliamo il denaro. E dall'altra parte ci siete tutti voi che invece cercate di impedircelo. È un ragionamento semplice, non credi? A me non importa niente né di questa storia né dei soldi che avete rubato. Stronzo! Cerca di stare calmo. Che ti prende? Sei impazzito? Vuoi farci uscire di strada? Questo sta facendo il furbo. Non vede che sta cercando di farci perdere la calma con questi discorsi del cazzo? È uno stronzo, figlio di puttana! Dottore, non farlo più parlare! Sentite, datemi il bambino e lasciatemi andare. Non mi importa della macchina. Ehi, se non la pianti di rompere i coglioni con questa storia, dico a bisturi di tagliare le palle al ragazzino! Mi sono spiegato, stronzo! Sì, certo, questo lo dici adesso, perché hai paura. Ma al momento opportuno scommetto che saresti pronta a fare l'eroe e farci fuori tutti. Magari per avere la tua bella foto in prima pagina è una medaglia da poter mostrare a tuo figlio. L'unica cosa che mi interessa è riportare il bambino all'ospedale. Invece quello che interessa a noi è solamente tagliare la corda. Quindi ficcati molto bene in testa che la tua unica speranza per poter fare quello che vuoi sarà solo quando noi ce la saremo cavata. Riccardino, ma non c'è un posacenere su questa macchina? Mi è caduta la cenere. Voi due la volete smettere di fare gli stronzi? Tu guida tranquillamente, non fare cazzate. Pensa a tuo figlio. Dottore, i carabinieri ci hanno beccato! Non lo vedi che tirano dritto? Sta calmo, non c'è di che preoccuparsi. Gira, inverti la marcia. Coraggio, e appena puoi esci dall'autostrada. Ma non posso farlo, è troppo pericoloso. Se lo dice a lui vuol dire che puoi farlo! Fa quello che ti ho detto e tieni gli occhi aperti. Gira qua! Complimenti, Riccardo. Hai fatto davvero un'ottima manovra.
E adesso possiamo uscire al prossimo casello. Anche se hanno cominciato a mettere dei blocchi stradali, avremo più possibilità di cavarcela se prendiamo una strada in direzione della città. E come facciamo arrivati al casello? Il biglietto non va più bene. Ora non c'è più nessun biglietto. Non trovo più il biglietto. Mi scusi, credo di averlo perso. Aspetti un momento. Ecco, va bene. Ecco. Non dimenticare quello che ti ho detto. Tu sei la prima. Sì, lo so. L'ha trovato? No. Mi dispiace, in questo caso deve pagare l'intero percorso. Va bene, paghiamo. Quanto le devo? Che volete farci? Il regolamento parla chiaro. Se fosse per me, vi farei passare senza pagare. Ma non comando io. Non si preoccupi, non importa. Quant'è? Deve capire che se si chiude un occhio per uno, bisogna farlo per tutti. Sarebbe troppo comodo, non crede? Sì, va bene. Quant'è? 16.000. Tenga. Mi dispiace, ma come le ho già spiegato, non dipende da me. Grazie. Un momento, ora le porto il resto. E andiamo, no? Che ce ne frega del resto? Aspetta. Prego, vuole la ricevuta? No, grazie. Salve. Arrivederci. Elicottero 135, segnalate a vostra posizione. Stiamo perlustrando la statale. Fate un giro di ricognizione lungo l'autostrada. Forse i rapinatori stanno fuggendo in quella direzione. Ricevuto. Chiudete i finestrini. Guarda qui, beati loro, avranno l'aria condizionata. Se stanno coi finestrini chiusi, ce l'avranno di sicuro. Non credo che siano scemi. Ma dico, è diventato matto? Ha visto che cosa ha combinato? Guardi che roba, mi ha storto tutto il paraurti. Avanti! Scenda, venga a vedere che ha fatto. Che cazzo? Ma ecco, guardi, mi ha piegato tutto il paraurti. E mi ha anche rotto la serratura del bagagliaio. Allora, è assicurato? Ce l'ha l'assicurazione, sì o no? No, dico, spero che lei non sia uno di quelli che va in giro senza assicurazione. Senta... Noi andiamo di fretta e fa molto caldo. Mettiamoci subito d'accordo. A quanto pensa che ammonti il danno? 50-60.000? Comunque, a dire la verità, non mi sembra poi così rovinato. Ah, secondo lei questo è un danno da 60.000 lire? Ma mi faccia il piacere. Io le dico che è una stupidaggine. Va bene, allora scambiamoci i dati e vorrà dire che ci penserà il ferito della... Non ti conviene. Restare con noi lo troverai più divertente. Quando andrà dal carrozziere se ne renderà conto e mi darà ragione. Ma quale carrozziere? Io le ripeto che con 60 non ci faccio niente. Guardi qua, mi ha rotto anche il fanalino. L'ha fatto in 1000 pezzi. Ed è partita anche la luce della targa. E chissà cos'altro si è rotto che non si vede. Ah, no, no. No, mi dispiace, ci voglio un altro che 60.
Quello mi ha rotto i coglioni. Basta che la facciamo finita. Ora ci penso io. 400 e non ne parliamo più, d'accordo? Stia confondendo il carrozziere con il dentista. Forse le conviene andare da un altro. Ah, anche lo spiritoso. Stavo scherzando, un po' di ironia. Ecco qua. 50 e 50 sono 100. Grazie. Sai, mi piacerebbe passare qualche minuto da solo con te, dolcezza. Gira di qua. Adesso ferma. Hai una cartina? Non so se l'hai fatta apposta a tamponarlo, ma d'ora in avanti sta più attento, d'accordo? Fa male, eh? Non sai quanto mi dispiace, eh? Prendi la prima a destra. Dobbiamo superare i blocchi. E poi ritorniamo in autostrada. Dai, muoviti. Senta, ho fatto tutto quello che lei mi ha detto di fare. Lasciatemi qui con il bambino, per favore. Ormai siete fuori pericolo. Avrei dovuto dargli delle medicine. Devo portarlo in ospedale al più presto. Metti in moto. Su, andiamo. Mi dispiace, Riccardino, ma prima pensiamo a noi. Poi forse penseremo a tuo figlio. A che stai pensando, Bisturi? Forse ha ragione il dottore. Che ce ne facciamo in fondo di loro? Li possiamo far fuori. E tenerci la macchina. E poi qui dentro siamo in troppi, non riusciamo neanche a muoverci, soprattutto con questo bambino. Che ne dici, 32? Non ti sembra una buona idea? Potrei occuparmene io? Adesso basta! Basta! Sappiate che se succede qualcosa al bambino, io sterzo e andiamo a finire tutti fuori strada. È chiaro? Quelli sono pazzi. La prego, metta il bambino davanti. Lo dia a lei. Sì, d'accordo. Lo scongiuro. Date il bambino alla donna. Vai adesso. Penso che si stia svegliando. Senta, dobbiamo fermarci a prendere dell'acqua. Devo dare delle medicine al bambino. Non c'è tempo da perdere. Dobbiamo fermarci adesso. Vedremo. Tu continua a guidare. La prego, fermiamoci. Gli faccia prendere le medicine. Ho bisogno anch'io di scendere. Insomma, dovrei... Cerchi di capire, la prego. Devi fare la pipì o la cacca? Lei è un pazzo senza cuore. Un pazzo criminale. Che cosa vorrebbe che facessi arrivati a questo punto? Vuole che la faccia qui? In macchina? Sul sedile? Ehi, dottore, la donna ha ragione. Non vorrai che sporchi la macchina, no? Li ha trovati, commissario? Sfortunatamente, no.
Mi dispiace, signora. È incredibile, sembrano svaniti... nel nulla. Se ci sono novità, la informo subito. Oh mio Dio. Dai, scendi. Là dietro, vai. Dottore, dottore, perché la lascia allontanare così tanto? Non credi che sarebbe meglio tenerla d'occhio? E dove pensi che possa andare? Beh. Di piuttosto che ti va di dare un'occhiata. Sì, hai ragione. Dai, ammettilo, 32. Smettila. Ti ci metti anche tu adesso. Perché non ti piace di... Oh, ammettilo. Smettila, basta. Ehi, sta scappando. Queste sarà meglio che le tenga io. Oh.
salve, bella. No, 32. È una signora, no? Le fai del male. Non dovevi pisciare. Non dirmi che l'hai fatta mentre stavi correndo. Su, 32. Vai a controllare. No! No, ti prego, no! Bisturi ha ragione, devi ancora pisciare, non è vero? Dai, falla qui. Che aspetti? Dai, piscia, puttana! Ferma! Guarda che non ti ho detto di muoverti. Devi pisciare dove ti trovi ora, puttana! In piedi, sì, hai capito bene. Coraggio, lo sai, se stai attenta, non ti sporchi neanche. Ora togliti le mutande. Non hai sentito, ti ho detto togliti le mutande! Sì, brava, adesso allarga le gambe. E ora, se vuoi, allarga un pochino anche la gonna, così non te la bagni, eh? E ora, piscia. Adesso, tesoro, ti puoi pulire con le mutande. E poi le butti via. Sì. Sì. Che succede? Non le vuoi buttare? No. Lasciatemi andare! Non ti arrabbiare così! Ma perché? Che cosa ti abbiamo fatto di male, eh? In fondo non ti abbiamo nemmeno toccata, no? Ho detto che non voglio rimanere seduta qui dietro! La prego, almeno lei mi aiuti, faccia qualcosa! È possibile che non capisca, questi ci ammazzeranno! Dovevo scappare, capisce? Dovevo farlo! Si calmi, la prego. Non serve a niente agitarsi ormai. Calma, calmati su. Bravo, Riccardo. Vedi com'è ragionevole adesso? Su, andiamo. Oh, buona adesso, dai, calmati, non sporcare il sedile. Riccardo ci tiene tanto alla sua macchina. Basta, non ne posso più. Mi fate schifo, siete dei marci. Ehi, sapete cosa ho scoperto? Questa non porta nemmeno le mutande. Guarda qui, guarda. Basta, finiscila adesso. Perché fai così, Riccardo? Non sarai mica invidioso, eh? Dottore, ho visto, è invidioso! Siete soltanto dei luridi maiali! Fatela finita! Ehi, tu! Ricordati che quegli ordini li do soltanto io! Quindi non puoi dire a nessuno di smetterla! Sono stato chiaro!
Calmati, dottore. Sono sicuro che adesso non lo farà più. Dai, non ti sarai mica offesa. Stavo scherzando. Ehi, ma non c'è un po' troppo silenzio qui? Perché non facciamo il gioco degli indovinelli? Io ne so uno favoloso. Davvero, da pisciarsi addosso. Dillo tu, Bisturi, che a me viene troppo da ridere. Allora, sapete dirmi cos'è quella cosa che quando entra è dura e quando esce invece è molle? Il biscotto nel caffè latte! Scommetto che tu pensavi a qualcos'altro, eh? Avete sempre quel pensiero in testa voi donne, eh? Non è vero? Li abbiamo superati. Tra poco gira a sinistra verso l'autostrada. Ma dove stiamo andando? Vederlo con questa coperta addosso fa sudare anche me. No! Vi prego, no. Il dottore si è raccomandato che deve sempre avere una coperta addosso e di non toglierla assolutamente. Non c'è problema. Ehi! Ehi, Bisturi! Tanto lo so che non dormi. Io voglio solo essere cortese. Voglio solo farti vedere una cosa. Dai, girati, dai. Ho un regalino per te. Coraggio. Non aver paura, avanti, accontentalo, no? E dai. Solo un attimo. Siete dei porci schifosi! Sai perché lo chiamano 32? Oh, ti assicuro che le donne lo adorano. Dai, che così non ne hai mai visti, eh? Ti piacerebbe, eh? Io non lo so che esperienza hai tu, ma come questo non ne hai mai incontrati, ne sono sicuro. Li vuoi un assaggio? Lo vuoi un assaggio? È tutto quanto tuo, tesoro. Guarda, ti lascio la scelta. Io non ti impongo niente. Puoi fare quello che vuoi. O mi dai la mano, oppure abbassi la testa. Siete dei vigliacchi, degli sporchi vigliacchi. Abbiamo fatto tutto quello che avete voluto. Adesso non c'è ragione di fare gli schifosi in questo modo e di tormentare così quella poveretta. Ehi tu, cerca di rallentare. Visto che è lei che decide di dire basta, perché non lo dice una volta tanto al momento giusto? Senti un po', amico. Cerca di cambiare tono, hai capito? Guarda che se non era lei che cercava di scappare per i campi, noi altri non le facevamo niente. Hai capito? E poi cerca di smetterla di parlare così, stronzo. Va bene o no?
altrimenti io non ci penso due volte. Statemi a sentire, coppia di stronzi. Finitela con questo casino una volta per tutte. Sono stato chiaro. E tu, provati ancora a toccare quel bambino. E giuro che ti sparo in quella testa marcia. Hai già fatto abbastanza guai stamattina, brutto pezzo di idiota. Ma perché mi tratti in questo modo? Ho solo fatto quello che c'era da fare. Perché se io non ammazzavo quella donna, a quest'ora ci avrebbero già presi, hai capito? Zitto, tieni chiusa quella boccaccia. Lo ripeto a tutti e due, finitela! Adesso basta. Mi avete rotto i coglioni. Ma vaffanculo, va. Zittano mai, la loro più grossa rapina. Per ora non si ha notizia che abbiano tentato di forzare dei posti di blocco. Prende sempre più piede l'idea che i banditi si siano nascosti in città. Riprendiamo il programma musicale. Bravo, Riccardo. Ce l'abbiamo fatta, grazie a te. Dio mio, si sta svegliando. Me l'avevo detto. Devo fare qualcosa. Sia gentile, mi permetta almeno di dargli un calmante. Ho bisogno di acqua. Ecco, guardi, c'è un autogrill. Mi faccia fermare, per favore. D'accordo, entriamo. E poi te lo sei meritato. 32, tu l'accompagni e non lo lasci solo un momento. Adesso pretendi un po' troppo. Il bambino rimane qui. Puoi portargli un bicchiere d'acqua se vuoi. Ma vorrei dargli una rinfrescata. Ha sudato così tanto in queste ore. Ho detto che il bambino non si muove di qui. 32, vai con Riccardo. Sia gentile, gli dia un'occhiata a lei, signora. Sì, certo. Volevo 4 panini al prosciutto da portar via. Va bene. E tu? Una bottiglia di acqua... Tu non vuoi niente? Sì, certo. Vorrei una bottiglia di acqua minerale. Bene. La prenda lei la bottiglia, io vado un attimo al bagno. Aspetta, ci devo andare anch'io. Vuol dire che ci andiamo insieme. D'accordo? Ti accompagno. Di la verità, Riccardo. Volevi fare il furbo. Guarda che non ti conviene. Volevo solo andare al bagno. Ok. Però quando devi fare la pipì, devi chiedermi il permesso. Proprio come quando andavi a scuola. Ti ricordi? Dove vai? Aspetta. Non ho ancora finito. Adesso mi prendo una bella bottiglia tutta per me. Non ti muovere, eh? Riccardo, certo che sei proprio strano. Prima mi racconti che non hai intenzione di andare in vacanza, che preferisci stare in città, e poi ti ritrovo qui. No, è solo una breve gita, sono insieme a degli amici. Ah, non me la racconti giusta. Cosa nascondi? Hai una faccia così strana. Ho capito tutto, sai. Hai capito cosa? Che sarai qui con qualche donna. Un'avventura, ho indovinato. Lascia che ti presenti un mio amico. Come vedi, non è una donna. È da molto che conosci Riccardo, signor Altoviti.
No, molto. Però le confesso che abbiamo legato immediatamente, vero Riccardo? Sì, certo, certo. Senti, credo che sia meglio andare, ci stanno aspettando. Ma che cosa sta facendo 32? Ne so quanto te. Appena vedo un paio di tette, quello non capisce più un cazzo. Ci penso io. Aspetta. Creda, se avessi saputo che Riccardo aveva delle amiche così affascinanti, l'avrei frequentato molto di più. La ringrazio, ma adesso vi devo lasciare, ho degli amici che mi aspettano. Non ci può lasciare così, l'ho appena conosciuta e già se ne vuole andare via. Ti saluto, Marisa, sai, dobbiamo andare anche noi. Allora, ci sentiamo al telefono, eh? Arrivederci. Non fai rompere le palle. Andiamo, va. Che belle tette. E così hai incontrato un'amica? Piccolo il mondo. Già. Un gran pezzo di fica, dottore. Dovevi vederla. Due tette belle, grosse e sade. Sembrava che da un momento all'altro dovessero saltarle fuori. Per questo ci hai messo così tanto? Perché aspettavi che saltassero fuori? Perché non la smetti di bere, invece? Dammi un panino. Grazie. Tieni. Ne vuoi un po'? No. Eh? No. E dai, mangia. Usala per mangiare una volta tanto la bocca. Se diventi magra, poi il tuo ragazzo se la prende con me, dai, Greta Garbo. No. Solo un morso. Ti sei sporcato. Basta! Quanta la maionese assurda. Ma io te le faccio diventare lucide come uno specchio. Tesoro. Vai, sta buona. Reagiti tanto! Ma guarda! Nonna. Guarda qua che meraviglia! Buona su noi! 32! Smettila! Basta! Maionese! Ancora un sorso! Danne un po' anche a me! Voglio bermi un sorso anch'io! Non l'hai mica pagata tu! Lasciamela! Stronzo! Allora, 32, non credi di aver bevuto abbastanza? Vedi di farla finita. Sì, mammina. Ti volevo soltanto avvisare che oggi non ti sei messa le mutande. Dai, facci vedere le tette. Come devo dirtelo di farla finita? Smettila, brutto bastardo, smettila! Smettila tu! La devi piantare con questo tono! Che cazzo ti credi di essere? Devo capirlo, che non ci si può fidare di uno stronzo come te. Allora dove eravamo rimasti? Su, sta buona Greta Garbo! Sì. Spostati! Spostati! Basta! Basta! Ma che avvisate in me? E venite a fare le porcherie proprio in autostrada! Ma guarda che roba! La vuoi piattare? Ci stanno guardando tutti! E tu perché mi guardi così? Pensa a guidare. Thank you.
Siamo forti! Dovevi farlo, dottore. Io non avevo scelta. Altrimenti ci avrebbero presi. Tu lo sai che ho ragione, vero Bisturi? Non c'era altro modo per fermarlo. Sono stato costretto. No, non dovevi. Lo sai che era il mio migliore amico. Cerca di capire. Ci avrebbe fatti arrestare. Ho dovuto farlo. Forse hai ragione tu, dottore. Ci avrebbe fatti prendere tutti, è vero. Non c'era altra scelta. Questo stronzo! Questo stronzo! Ehi, chi ti ha detto di fermarti? Continua a guidare. Dai, andiamo. Andiamo. Tieni, Bisturi. Coprilo. Su, sbrigati. Dai, muoviti. Vieni di qua. Hai sentito? Il capo mi ha detto di sbrigarmi. Spostati, stronzo! Ci volevi fregare, Ma io lo sapevo! Chi ti ammazza, Chi ti ammazza? Io lo sapevo che non eri morto! Adesso però stai buono, L'hai visto anche tu, no? Che il dottore non scherza! Smettila! Non vedi che è più morto che vivo? Lascialo morire in pace. No, amico, non dargli retta! Tu non puoi morire! Non ti preoccupare, 32, andrà tutto bene, vedrai! Adesso ti copro! Dammi retta, Bisturi. Lascialo stare. D'accordo, dottore. Certo, se lo dici tu. Così. Così si divide in due, no? 50 milioni a testa. Povero 32. Gli ho voluto bene fino alla fine. Creda, il peggio è passato ormai. Fra poco saremo arrivati. E saremo liberi. Liberi. Ne
Sei proprio sicuro? Chi te l'ha detto che siamo quasi arrivati? Veramente io credevo... Guarda che di quello che credi tu non me ne frega niente. Continua a guidare. Senta, glielo giuro. Le giuro che non dirò mai niente a nessuno di quello che è successo. Io non voglio... non voglio morire. Le giuro che non lo dirò a nessuno. La prego, io voglio vivere. Glielo dica anche lei. Glielo dica che ci devono credere, devono crederci. Perché non mi ascolta? La sola cosa da fare è restare calmi. Guarda qua, dolcezza. Hai visto come ha affilato il coltello? Ma saperlo usare è un'arte. Non tutti sono all'altezza di fare dei lavoretti del genere. Bisogna avere la mano ferma. Per fare un lavoretto ben fatto occorrono polso, occhio, tatto e tanto esercizio. Purtroppo le macchine con gli interni in pelle sono rare. Non riesci neanche a immaginare come il risultato possa essere diverso se lo fai sui sedili di plastica. Con la pelle umana è tutta un'altra cosa, te l'assicuro. Riesci a sbucciare un uomo come una banana. Sai, una volta volevo farlo con un morto, però non l'ho fatto. Cosa credi? Non sono mica matto io. Accidenti, è finita la benzina. Prima non l'hai messa apposta, vero figlio di puttana? Io l'avevo detto, dottore, che questo maledetto bastardo avrebbe provato a fregarci. Ti sbagli di grosso se credi di cavartela, stronzo. Farete tutti e tre una brutta fine, te lo garantisco. Non faccia pazzie. Aspetti, usciamo appena possibile. Se usciamo dall'autostrada, sicuramente ci sarà un distributore di benzina vicino al casello. D'accordo, spero per te che sia così. Ma ricordati, se la macchina dovesse fermarsi, ti giuro che da qui dentro non uscirà vivo nessuno di voi. Ecco, tra poco c'è un'uscita. Proviamo a vedere dentro? Ehi, lei, sia gentile. Scusi, per favore. Ci spiace disturbarla, ma siamo rimasti senza benzina e dobbiamo arrivare in città il più presto possibile. È urgente. E allora? Non avete letto il cartello? Adesso è chiuso. Aprirò fra meno di un'ora. Stia a sentire. Siamo terribilmente in ritardo. Non possiamo aspettare. Se è solo una questione di soldi, le assicuro che... No, signore, è solo una questione di orario. Ora sono in pausa. Se permette, anch'io ho diritto di riposarmi un po', non le pare? Insomma, si vuole decidere ad aprire questa maledetta porta! Gliel'ho detto, si tratta di una cosa urgente! Tanto per cominciare, non penserete che sia così scemo da aprirvi. E secondo, sappiate che potrebbe succedermi che, per sbaglio, mi partano un paio di colpi. Non so se mi sono spiegato. Ma che cosa fa? Non crederà che noi... Io non credo proprio a niente. So solo che una volta mi hanno rapinato. E non ho nessuna voglia che la cosa si ripeta. Dai, forza, scendiamo. Sbrigati, fuori dalla macchina. Vai a dirgli che il bambino sta male. Aspetta, copriti la macchia di sangue. La prego, faccia un'eccezione per questa volta. Le giuro, è una questione di vita o di morte. Mi deve credere. In macchina c'è un bambino che sta molto male e deve essere portato il più presto possibile all'ospedale. La prego, mi aiuti. Non me l'avevano detto. Capisce? Noi abbiamo ordini precisi. Cos'ha il bambino?
deve essere operato d'urgenza. E dica, è lei il padre? No, è lui. Fatto, sono 30.000. Ecco. Ehi, aspettate! Aspettate un momento! Ehi! Ehi! Meno male che c'è qualcuno. È proprio il cielo che mi manda. La mia macchina si è fermata laggiù e io non conosco la zona. Mio Dio, mi sono sentita perduta. E così mi sono messa a camminare. Oh, sono stanca, morta, capirete, con queste scarpe e senza un cambio in valigia. Come dicevo, mi sono messa a camminare e dopo 10 minuti ho incontrato voi. Oh, è proprio un miracolo. Oh, certo che fa caldo, eh? Oh, oh. Ma che cos'è questo silenzio di tomba? Mi avete forse preso per un fantasma, eppure è ancora giorno, no? Non potrebbe darmi un passaggio fino a un meccanico? Purtroppo io non conosco la zona. Mi dispiace, signora, ma abbiamo molta fretta. Forse lui può aiutarla. Non sono un meccanico, ma cos'ha la macchina? Magari lo sapessi, c'era un sacco di fumo che usciva dal cofano e poi si sono accese 2 lucette. Non una, vi rendete conto, ma 2. Ah, e così sono scappata subito via, capirete? Non potevo mica finire arrosto. Insomma, serve un meccanico che la porti via e la ripari. Il garage più vicino è a circa 15 chilometri da qui, sempre dritto. Oh, che bellezza! Ci vorrà solo un minuto. Lì c'è un signore che dorme. No, no, non svegliamolo, per carità. Mi siederò davanti. C'è anche un bel bambino. Senti, è molto carino. Io adoro i bambini. Si chiama Maria, che coincidenza. Certo, bisogna dire che il nostro è un nome comune, anche se oggi si usa meno di una volta. Oh, scusatemi, non mi sono ancora presentata. Mi chiamo Maria Sbravati. Insomma, avevo deciso di fare qualche giorno di vacanza. Sapete, devo raggiungere un'amica al mare. Abbiamo affittato un villino e a me è successo questo guaio. Adesso chissà quando potrò ripartire. Speriamo almeno che all'officina ci sia un telefono, così la potrò avvertire, altrimenti starà in pensiero, poverina. Ce l'avranno senz'altro, no? Comunque, avrò avuto sfortuna perché la macchina mi ha abbandonata, ma ho avuto la fortuna di incontrare voi, eh? Non capita spesso di trovare delle persone così gentili che ti danno una mano. Ma quel signore fa finta o sta dormendo veramente? Forse le nostre chiacchiere l'avranno svegliato. Sta scherzando, giusto? Che simpatico. Vuole farci credere... Lo lasci stare in pace. È molto stanco. Dorme veramente. Non lo volevo mica disturbare, dicevo così, tanto per dire. Senta, Maria, fra donne si ha un po' più confidenza. Mi dica, quale fra questi signori è suo marito? Mio marito è... Ecco, mio marito è... Sono io suo marito. Oh, l'avevo immaginato. Complimenti, è proprio un bell'uomo. Veramente distinto e affascinante. E questo è il vostro bambino, com'è carino. Non sta bene. E che gli è successo, povero piccolo? Dovete sapere che ho fatto il corso da infermiera e poi di bambini me ne intendo. Innanzitutto non dovrebbe tenerlo così coperto. Con questo caldo terribile suda e invece lei dovrebbe lasciarlo respirare, far uscire le tossine. Lasci, adesso ci penso. No, non tocchi il bambino. D'accordo, come vuole. Stavo solo cercando di dare una mano. Come siete tutti nervosi. È vero. Certo, ha ragione. La prego, ci deve scusare. Mio marito è molto nervoso, anzi, siamo tutti nervosi, a dire il vero. È per il bambino. Siamo preoccupati, capisce? Mi scusi tanto, forse è colpa mia, esagero sempre, ma lo faccio per rendermi utile, soprattutto con voi che siete stati così gentili ad aiutarmi. Ho voglia di sentire un po' di musica. Maria, ti dispiace accendere la radio? Bella! Ah, papà! Interrompiamo il programma Ultimi Successi per darvi le ultime notizie sulla rapina di questa mattina. La polizia...
polizia è riuscita ad identificare la donna rapita dai banditi. Si tratta di una giovane signora. Basta, scusatemi, magari a voi interessava, ma io certe notizie proprio non posso sentirle. Solo l'idea che quei mostri facciano certe cose e quella poverina, chi lo sa, forse si tratta di una madre di famiglia. Io certe cose non riesco proprio a tollerarle. Mi angoscio. Oh, ma che cosa le succede, Maria? Perché si è messa a piangere? Oh, non si deve preoccupare per il bambino, non vede, sta ancora dormendo. La prego, non ci faccia caso, signora. Ha soltanto i nervi un po' scossi. Stia tranquilla, vedrà che adesso si calma. Sì, sì, certo. Oh, mio Dio! Ma quell'uomo... cos'ha? Oh, ma che cos'ha? Cosa c'è, signora? Venga. Le voglio dire una cosa. Venga. Calma. Calma. Si calmi, Maria. Si calmi. Si calmi. Adesso smettila. Dobbiamo disfarci di questi due. Guarda che stavo parlando dei cadaveri. Ma 32 è ancora vivo. Non possiamo abbandonarlo, respira ancora. Tieni, ti sarà utile. A 32 non lo buttiamo così. Lui no, è amico mio. Va bene, portatelo giù. Piano. Fa piano. Dobbiamo fargli del male. Sta tranquillo. 32. Tranquillo. Piano. Piano! Fai piano! Attento! Lo tengo io. Per ricordo.
nascosta e fermati. Scusi, avevo sete. E qui intorno non c'era nessuno a cui chiedere. Avevo bisogno di qualcosa di fresco. Non si preoccupi, gliela pago. Non volevo rubarla, ma ne avevo proprio bisogno. Mi sentivo male. Ecco, tenga. Certo, che l'uva colta sulla pianta ha tutto un altro sapore, non è vero? Come no? Allora fermiamoci a raccogliere anche qualche mela. Vorrei tanto sapere cosa ti passa per la testa. Tanto, dottore, tu non puoi capire niente. Tu fino ad oggi hai visto solo strade di città, che ne sai delle cose naturali della campagna? Ma lo sai che l'uva della città sa di cattivo perché ci spruzzano sopra della roba che non si sa neanche che cazzo è? Mio padre me lo diceva sempre di non mangiarla perché fa male. Questa qui però era buona. Ci credo, l'hai pagata 50.000 lire. E tu ti stavi cacando sotto come ti succedeva con tuo padre quando da bambino ti sgridava. Che cazzate stai dicendo? Guarda che tu a forza di voler dire a tutti i costi cose intelligenti. Stai dicendo certe stronzate che neanche te ne rendi conto, dottore. Io non ho paura di ammazzare nessuno, hai capito? Anche mio padre, se fosse necessario! Anzi, lo sai che cosa ti dico? Torna indietro! Riportami là! Ti faccio vedere io come lo taglio in due, che è il contadino di merda! Svolta di là. Fine del viaggio. Siamo arrivati. Sei contento, Riccardino? Avevi tanta fretta. Adesso ci siamo. E questa è la macchina, dottore? Ah, proprio una bella macchina. Hai pensato proprio a tutto, dottore? Sì, ma non è ancora finita. Allora? Dai, 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 Riccardino, su! Veloce! Anche tu, scendi! E vieni fuori! Dai, bellezza, dai, su! Capolinea, sei arrivata. Avanti, prendi il bambino. Adesso? No. Perché, dottore? Non c'è nessuno qui. Che ne sai? È più sicuro laggiù. Portala dentro. Dai, bella! Dai! Vieni!
La supplico, ci lasci andare. Non siamo pericolosi per voi. Lasci stare il bambino. Lui non c'entra niente. Non vi ha neanche visti. Non sa niente di questa storia. Tira fuori il bambino dalla macchina. Ma perché? Perché? Non ha neanche un briciolo di cuore. Fa come ti ho detto, Riccardo. Non abbiamo molto tempo. Muoviti. Dottore, le chiavi! Devo andare. Dentro. Pronto? Sì, sono io, sono la signora Giannotto. Mio figlio? Si tratta di mio figlio? Sì, si tratta di suo figlio, infatti. La prego, mi dica, sta bene? Certo che sta bene. È con lei? Sì, è qui con me. Se vuole rivedere suo figlio vivo, non metta in mezzo la polizia e segua attentamente quello che le dico. Entro due giorni dovrà procurare 3 miliardi in contanti. 3 miliardi in piccolo taglio, ha capito? 3 miliardi? On an ordinary day, when all seems to be just fine, in an unexpected way, your life changes its designs, and the future that seemed sure is now one of dark surprise, where nothing is secure, but lost in worlds of unclear.
just believe.